I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi, ben ritrovati come sempre. Ci siamo visti questo pomeriggio, eravamo sempre io e lui, non lo vedete, ma potete immaginare che c'è qui di fianco a me. Tante notizie, come sempre, in questa bella serata che passeremo insieme e anche consigli preziosissimi. Partiremo da un consiglio pazzesco e ciao Lio, buona serata a te, buon mercoledì! Ciao Arianna, ben ritrovata. Buon mercoledì sera a te, buon mercoledì sera a tutti coloro che stanno seguendo la diretta, nuova diretta, estremamente importante perché questa diretta vi porta, vi permette di avere le informazioni proprio per l'estrazione di domani sera, domani terza estrazione del mese di giugno. Attenzione perché abbiamo delle informazioni veramente importanti, soprattutto ristrette, per cui sono alla portata di tutti voi che volete valutare con noi appunto queste tracce. Nel corso di questa diretta, attenzione perché andremo a vedere le condizioni tecniche e statistiche che l'estrazione di ieri sera ci ha lasciato. Ieri non è arrivato il 90, ma non per questo noi non dobbiamo assolutamente valutare il 90 perché è proprio così, signori, quando magari il 90 non arriva per due o tre volte, ma ci sta nella statistica. Attenzione perché dopo magari le persone pensano: ah, ma io il 90 non lo voglio più giocare perché non è arrivato, ed è proprio il momento dove il 90 si deve valutare molto bene, perché sapete il comportamento numerico qual è il solito, è lo stesso. Magari un numero ritarda per due o tre estrazioni, poi arriva su più ruote oppure arriva con il vertibile. Beh, del resto, come è successo anche nel mese scorso, che il 90 aveva quel leggero ritardo di due o tre estrazioni, ma poi per due volte è arrivato proprio il 990. Di conseguenza dobbiamo assolutamente fare molta attenzione a delle determinate tracce, ma è chiaro che comunque i numeri di Dio Di Marco non sono solo basati sul 90, ci sono altri numeri che assolutamente sono importanti. Per esempio, la figura 9 è la figura statistica più importante ancora una volta di questo mese di giugno. Il mese scorso è stata la figura più sortita, non solo in ambo ma anche interno. Di conseguenza andremo proprio a valutare anche la condizione della figura 9. E poi attenzione, perché vi dovrò assolutamente portare la formula dell'88 e dell'89, perché questo radicale, oltre averlo vinto proprio due estrazioni fa, la ruota del lotto di Venezia, questo 88 e questo 89 rientra comunque nelle formule dei cavalli di battaglia di Lio e di Marco, e sono due elementi che non sono mai in ritardo. Anche nell'estrazione di ieri sera abbiamo visto 2,89, ma attenzione perché ne vedremo delle belle. Di conseguenza voi assolutamente continuate a seguire la nostra diretta. Io
Io comunque con Marco ringraziamo sempre le tantissime persone che ci seguono costantemente la mattina, il pomeriggio ma anche la sera, e di conseguenza è chiaro che siamo estremamente felici perché nel corso di questi anni abbiamo acquisito molto pubblico che comunque si fida ciecamente del nostro elaborato. Di conseguenza è chiaro che se si vince Lambo Alterno tutti quanti siamo felici, ma è chiara un'altra cosa, che non si può sempre vincere ambi eterni a tutte le estrazioni, perché questo è il gioco del lotto. E attenzione, perché quando vinciamo tutti quanti lo diciamo, quando non vinciamo lo diciamo. Martedì ieri è stata un'estrazione discreta, potevamo far di più, assolutamente sì, ma attenzione perché noi ancora una volta ce l'abbiamo messa tutta per valutare questa nuova informazione. Allora Arianna, io non so se tu devi dare un riepilogo delle notizie, devi dire qualcosa, se no vado subito in redazione. Sì, guarda, ho delle notizie, quindi le leggiamo, le vado ad anticipare. Intanto sono tanti messaggi che arrivano da parte del pubblico che ci segue ovviamente nei nostri tre appuntamenti, 9.50 la mattina, 14.30 il pomeriggio e alle 8 appunto come adesso nelle vostre case all'orario di cena. E quindi tanti saluti, tanti abbracci, e loro dicono anche siete voi che ci abituate bene con tutti questi risultati, tutti questi... Beh, hai ragione, alle volte sì, scontrini. Alle volte sì, perché però quando... non tutte le estrazioni sono uguali. Non tutte le estrazioni sono uguali, non devono essere uguali tutte le estrazioni, anche perché sarebbe una cosa troppo finta venire in diretta, abbiamo vinto al primo colpo il terno, l'ambo, la quaterna, sarebbe veramente finto, ma è chiaro che comunque ci sono estrazioni ed estrazioni importanti, meno importanti, estrazioni che fanno schifo, io e Marco lo diciamo naturalmente per il vostro rispetto, e assolutamente tutte le estrazioni sono diverse, ed è chiaro che comunque quando uno è abituato a vincere due o tre volte di seguito vorrebbe sempre vincere, ma purtroppo non è così, purtroppo non è la regola del gioco del lotto. Io l'ho sempre detto che al gioco del lotto non c'è nulla di sicuro, ma tutto è possibile. Di conseguenza attenzione, perché nella nuova informazione tecnica e statistica innanzitutto noi abbiamo valutato veramente pochi numeri, solo il succo dei migliori abbinamenti anche del 90 e non solo, ma voi continuate a seguire questa diretta perché è veramente importante. Insomma, tre estrazioni alla settimana, non poche, e tra l'altro ieri sera durante la diretta sentivo che stavate facendo il calcolo delle dirette fatte proprio nelle case degli italiani. Siete arrivati o state ancora calcolando? Stiamo visto ancora, che sono tantissime. Stiamo ancora calcolando perché sono veramente tantissime. Tante. Tantissime anche perché poi un tempo ce n'erano meno, c'era il mercoledì, quindi sì, esattamente. Un tempo c'erano meno estrazioni, c'era solo l'estrazione del mercoledì e del sabato, però noi eravamo più in diretta perché avevamo anche più ore, di conseguenza sono veramente tantissime le ore di dirette che abbiamo fatto prima dell'estrazione. È chiaro, le dirette durante l'estrazione e le dirette appunto nel giorno di consigli, come il mercoledì, come il venerdì e come il lunedì. Quante estrazioni passate insieme? Sì, infatti. Mamma mia, quaderni. Allora, parleremo di Alice fa i soldi. Finalmente Alice Soldi, vi dirà qualcosa questo nome, ha trovato lavoro per quest'estate. Poi andremo a parlare della prima schedina del Toto Calcio. In un giorno come oggi, ma del 1946, è stata proprio compilata la prima schedina. E poi sapete che abbiamo gli ultimi 10 minuti da passare insieme dopo la pubblicità, fino alle 20.40, parleremo del padre di Romina Power, ovvero Tyrone Power. Tutto questo tra pochissimo, ma ora, come vi ho anticipato io, parliamo di un bellissimo consiglio e quindi ti seguiamo. Assolutamente sì, io vorrei però vedere qua da Casalotto appunto questa condizione legata al 90, dove noi troviamo alla ruota di Cagliari, alla ruota di Roma,
71-19, un'ottima somma 90, anche perché dovete capire che a Cagliari è uscito il 45, il diametrale del 90, e a Roma l'89, che è il consecutivo del 90. Attenzione signori, perché a Roma è attesissimo, ma anche alla ruota dell'8 di Cagliari stiamo attendendo il 90, anche perché a Cagliari dovete pensare che il 90 non esce più da gennaio, dalla fine di gennaio, quindi attenzione, sono due ruote importantissime che hanno un terno secco. Poi c'è il Firenze-Torino, importantissimo anche il Firenze-Torino per quanto riguarda appunto il 90. A Torino c'è anche il 36, attenzione a questo 36 di figura 9 che diventa importante per il 90, e alla ruota di Torino c'è il 45. Vedete, 45-71 alla ruota dell'8 di Cagliari, 45-17 alla ruota dell'8 di Torino, sono dei buonissimi indizi per quanto riguarda il 90. C'è solo un ambo secco e un terno secco, quindi è veramente alla portata di tutti voi. Io vado in redazione per conoscere con voi il numero di questo portale. Allora vi dico, seguitemi, grazie. Molto bene, 895-095, portale classico, portale che in questo mercoledì sera, per domani sera, c'è l'informazione legata al 90, un 90 veramente ristretto, ristrettissimo, meno di così non potevamo fare. Troverete unicamente un ambo secco e un terno secco. Perché questo? Perché ieri il 90 non è arrivato, e attenzione perché dobbiamo girar pari. E nell'informazione di questo mese di giugno, per domani terza estrazione del mese, c'è questa doppia possibilità, ovvero Cagliari-Roma il 90 e Firenze-Torino sempre il 90. La suddivisione è chiara, ci sarà un ambo secco e un terno secco, quindi è un'informazione veramente alla portata di tutti voi, ed ecco perché è estremamente importante in questo mercoledì sera ascoltare tramite rete fissa e tramite i cellulari l'895-095, perché vi svelerà tutto e solo sul 90 di domani sera. E allora io dico via con le vostre chiamate, vi aspetto un ambo a Firenze Torino e un terno a Roma Cagliari. Pulcherrima mano, Fasio blanchissime dita, resto con corpo lontano. Verità, tango d'amore latino, brillante tango argentino, sangue qui pulsati in me, tango che muore in caschet, tango suave bacino, Fasio la mille di brace, vengo con corpo vicino, oh amare te. Me place, oh, 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 la 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 la, tango la tua mirabilia, stringo le coppie del seno, te miro dentro le ciglia, d'estasi su un pleno, tango tua pelle rubente, fiuto capilli di fuoco, mordo con punta di dente, te sento in sto gioco, tango suave bacino, Fasio la mille di brace, vengo con corpo vicino, amare te me piace. Oh, 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 la 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 la.
Molto bene, io con Marco ringraziamo tutti voi perché avete avuto questa informazione molto importante legata al 90, quindi c'è questo ambo secco e un ambo di due numeri. Io vi posso svelare che c'è il 90 con questo gemello importantissimo e poi c'è il terno di Cagliari e Roma, quindi avete visto un ambo e un terno secco, è veramente alla portata di tutti voi. Attenzione signori, valutatelo, non fate l'errore di non valutare il 90, perché poi quando arriva il 90 è calibrato candidato al sorteggio proprio per domani sera e questo portale vi dà veramente il meglio concentrato in un ambo, in un terno secco. Arianna. Adesso parliamo di soldi e parliamo di Alice Soldi. E fai soldi davvero, finalmente ha trovato lavoro, vi ricordate la ragazza che era talmente bella che non la prendevano per fare la bagnina perché dicevano che poteva distrarre i bagnanti, insomma, un po' tutti quanti. Allora, la ragazza che è con lei, è lei, che nessuno assumeva come bagnina perché è troppo bella e per questo avrebbe distratto i bagnanti, ha trovato lavoro per quest'estate e finalmente la bagnina biologa è stata assunta da un'associazione che gestisce i bagnini per le spiagge libere di Pesaro e Fano. Per scaramanzia non ho ancora detto niente perché non ho ancora firmato niente, ma il contratto stagionale. Comincio col servizio di salvataggio nelle spiagge libere, anzi cominciamo perché siamo in tanti e come me ci sono altre due ragazze. Mm. Eh sì, dopo che appunto c'è stata questa polemica, ne abbiamo parlato e sono arrivate tante richieste di lavoro e sinceramente pensavo avesse iniziato un po' prima, invece vabbè dai, adesso con quest'estate 2019 la svolta, troverai il lavoro che ti piace. Beh, fantastico, assolutamente sì, anche perché se una persona ama fare questo lavoro o comunque sa fare bene questo lavoro è giusto che lo possa assolutamente fare. Mi sembra veramente molto assurdo quello che comunque le hanno detto che non la potevano assumere perché era troppo bella, perché avevano paura che distrasse i clienti per la bellezza, ma purtroppo in realtà è successa anche questa cosa. Io sono estremamente contento per quanto riguarda questa determinata situazione che è andata a buon fine e speriamo che comunque riesca a trovare magari un altro lavoro in una piscina, magari in un centro sportivo dove potrà lavorare quindi tutto l'anno e non solo durante stagionale. I mesi estivi, assolutamente che sì. E poi è una bellissima ragazza, ma non ha insomma un seno prorompente o insomma è molto, non è provocante. Infatti, io mi ricordo, o che ne so, delle forme, non so, comunque le cose che piacciono. Mi ricordo la serie Baywatch, che c'erano delle bagnine che mamma mia, lì rimanevo anch'io così perché erano delle cose stupende. Infatti. No, lei sembra anche una ragazza. Capisco, se fosse stato come una bagnina di Baywatch, bravo, magari potevano anche dire una parola in più, ma questo assolutamente è una cosa molto brutta, è una cosa un po' discriminante. Perché se anche lei avesse avuto tanto seno, per esempio, e non l'avessero presa, magari metteva dei costumi adatti al suo seno. Ovvio. Non penso che vada a salvare i bagnanti con il tanga e tutto il seno, anche perché è un po' scomodo nuotare. Quindi, certo. Insomma, mi sembra veramente un'esagerazione pazzesca. Comunque, meno male che ha trovato lavoro, Alice. Tra poco parleremo di ricorrenze perché pensate che in un giorno come oggi, ma del 1946, quindi la prima domenica di maggio, è stata compilata la prima schedina del Toto Calcio. Ne parleremo tra pochissimo ovviamente e dopo aver parlato del primo consiglio invece adesso Lio di cosa parliamo? Ti seguiamo? Ora parliamo di un'altra formula, di un'altra traccia importante, determinante, la traccia di figura 9 e nel portale voi avrete i due ambi secchi di figura 9 ma non solo perché avrete anche il terno con il 9 di figura 9 e allora Marco vediamo la condizione qua da Casalotto 63-81 alla ruota del
all'8 di Bari, dove il 63 è perfettamente isotopo al 45. Attenzione, perché questo è un triangolo importante di figura 9, è veramente molto importante, perché nella valutazione anche di queste distanze di figura 9 c'è questa formula assolutamente importante. Ma non solo, vi faccio notare che anche a Bari-Cagliari c'è 63 81 45, quindi questa è un'altra informazione. Ma io con Marco abbiamo veramente valutato il meglio, perché avete visto, vi siete resi conto che la ruota dell'8 di Bari continua a dare la figura 9. Questo perché? Perché la ruota dell'8 di Bari già aveva dato il 9.45 come la ruota dell'8 di Torino. E attenzione, perché vedete che la figura 9 richiama sempre degli altri numeri di figura 9. Sono due ambisecchi, ci sono questi due ambisecchi, perché nel conteggio tecnico e statistico escono appunto questi due ambi di due numeri, quindi sono veramente alla portata di tutti voi. E poi attenzione, perché c'è il 9, numeretto 9, anche il 9 è attesissimo e avrà un terno secco. Io vado in redazione appunto per conoscere con voi il numero di questo portale, seguitemi, grazie. Molto bene, 89 22 77, ripeto 89 22 77. Dopo il tasto 3 da rete fissa dai cellulari, voi avrete unicamente i due ambi secchi di figura 9, ed è un'informazione veramente importante, è l'informazione da valutare proprio bene domani sera, perché la figura 9 è importantissima e determinante proprio in questo momento, in questo periodo. Quindi ce la caviamo semplicemente con due ambi secchi, perché nella preparazione di questa figura 9 continuavano a ripetersi gli stessi numeri, ed è chiaro che quando questo accade i numeri poi arrivano in ambo e interno. E poi attenzione, perché c'è questo fantastico terno secco, il terno con il 9, il 9 è il capogioco e ha due abbinamenti di figura 9. Questo è il calcolo definitivo di figura 9 del mese di giugno, ora vostro all'89 22 77. Non perdete questa possibilità, perché è importante, tantissima la figura 9 e anche il numeretto 9, proprio per l'estrazione di domani sera. Via con le vostre chiamate, entrate ed ascoltate questa informazione ottima. Ottima questa informazione, tutto è solo sulla figura 9, nei due ambi secchi, due ambi piccoli piccoli ma estremamente importanti, e il terno col numeretto 9, 9 e figura 9 in un terno secco. Ancora vostri all'89 22 77, Arianna.
Eccoci, parliamo della prima schedina compilata nel 1946. La prima schedina del Totocalcio apparve nei bar italiani in un giorno come oggi, ma del 1946, un rito del fine settimana degli italiani per oltre mezzo secolo. La mitica schedina del Totocalcio debuttò nei bar la prima domenica di maggio del 1946 con una colonna da indovinare al costo di 30 lire. Ecco, infatti vedi, si legge sopra 30 lire. Assolutamente sì. L'intuizione fu del triestino della Pergola che dopo la guerra fondò coi soci Jäger e Molo la Sisal, Sport Italiana Società a Responsabilità Limitata. Fare 13 divenne sinonimo di fare fortuna. Vedi la tradizione da dove, cioè questo gioco, questa schedina da dove è partita, quindi dal lontano 1946. Caspita, tantissimi anni. Tanti anni. 1, 2 o X, l'X era il pareggio, l'1 vinceva la prima squadra o avrebbe dovuto vincere la prima squadra e il 2 la seconda squadra. È chiaro che comunque questo è un documento, un po' quando appunto si andava dal ricevitore dove c'erano ancora le ricevitorie e si dicevano i numeri, il ricevitore compilava a mano sulla schedina, magari. Li abbiamo visti alcuni, sì, che alcune amiche ce l'avevano mandati. Lambo da 50 lire, il terno da 100 lire, sì. 1, 4, 5, assolutamente. Beh, è chiaro che comunque allora era tutto manuale ed era anche un attimino più complicato. Con l'arrivo della tecnologia, assolutamente tutto più facile, anche perché la lottomatica con i nuovi terminali, con i nuovi metodi, beh, assolutamente una schedina si gioca veramente in 30 secondi e di conseguenza è molto molto veloce. Esatto, infatti. Restate con noi perché adesso corriamo di là per l'ultimo consiglio prima della pubblicità e poi ci vediamo con gli ultimi 10 minuti del Dopo Casalotto. Assolutamente sì, ci sarà anche il Dopo Casalotto, ma io ritorno in redazione perché c'è questo consiglio che tutti vogliono. Questo pomeriggio è stato un consiglio importantissimo e andrò a parlare di questa formula di Lio e di Marco, ovvero la formula dell'88 e 89. Allora vi dico, seguitemi, grazie. Una classica formula importantissima, la conoscete da anni questa traccia è importantissima perché non è mai in ritardo, anche perché sappiamo benissimo qual è la frequenza dell'88 e dell'89 e allora attenzione perché tutti vogliono questa informazione, anche questo pomeriggio è andata per la maggiore e allora c'è ancora l'ultima possibilità tramite l'89 34 94 94 con l'88 in due ambi e un terno secco. Attenzione perché è importantissimo a Torino-Venezia, 88-89 lo abbiamo appena vinto in ambo secco alla ruota dell'8 di Venezia e attenzione perché l'89 avrà un ambo e un terno e allora solo per oggi l'89-34-94-94 in un piccolo portale, in un piccolo registrato, un contenuto ristretto vi permette di avere i due ambi e il terno con l'88 e lo specialissimo 89 con un ambo e un terno. Dobbiamo fare attenzione a questo 89 perché è veramente importante. 89 34 94 94 tasto 3, 1,50 euro al minuto da rete fissa, 1,80 euro al minuto dai cellulari. Signori, è chiaro che se volete solo un'informazione, magari solo l'88, magari solo un ambo, entrate, ascoltate l'ambo, chiudete la chiamata, già avrete risparmiato. Io vi lascio chiamare 89 34 94 94 tasto 3. Prenditi la vita, vola via con lei sugli ali sei. Tien la margherita stretta fra le dita, cresci insieme a lei, fiore che sei. Se la vita è quel che accade mentre fai altri progetti, fai un passo avanti tu, precedi, è inutile che aspetti.
Il segreto, come sempre, è quello di andare avanti, di godere della luce e conservarla in infiniti istanti. Gioca Margherita, prenditi la vita, vola via con lei sugli alisei. Eccoci, ci lasciamo per una breve pubblicità. Come sapete, nelle nostre serate di non estrazione c'è la pubblicità come sempre, e poi ci rivediamo con gli ultimi 10 minuti insieme con la notizia del papà di Romina. Assolutamente Power, sì, ovviamente. Non andate via, mi raccomando, perché ci sarà una novità importantissima, una novità imperdibile. E allora, come Arianna ha detto, adesso ci sarà la pubblicità, ma attenzione, perché io dovrò fare un piccolo aggiornamento, un aggiornamento live, e comunque nel dopo Casalotto voi avete la possibilità appunto di sapere tutto, ma soprattutto di sapere queste informazioni valide domani sera. A tra poco. A tra poco pubblicità. Eccoci negli ultimi 10 minuti della nostra diretta, della nostra serata insieme a voi. Come sempre siete davvero in tante. Rientrati dalla pubblicità, vedete lo sgabello vuoto. Tra poco parleremo del papà di Romina Power, sgabello vuoto, perché il nostro Lio durante la pubblicità è uscito dallo studio perché è andato ad aggiornare il consiglio che tra poco arriverà a tutti voi, quindi ce ne parlerà non appena l'aggiornamento è andato a buon fine e andremo di là in redazione a scoprirlo, quindi lo scopriremo insieme tra poco perché è proprio live. Allora, parliamo di cinema, parliamo proprio del babbo di Romina Power, eccolo qui. Il babbo di Romina, ovvero Tyrone Power, fu un vero divo rubacuori del cinema tra gli anni 30 e 50. Lui è stato tanto amato dalle donne per l'incontestabile fascino. Nato proprio a Cincinnati il 5 maggio del 1914 nell'Ohio e morto a Madrid nel novembre 1958. Tyrone fu uno dei primi sex symbol del grande schermo, fama legato a ruoli di eroe malinconico come quello del Segno di Zorro. E figlio d'arte, ebbe una vita sentimentale molto movimentata, dobbiamo dire, dobbiamo ricordare i 3 matrimoni e 2 divorzi, e questo insomma accrerebbe la fama presso il pubblico femminile. E lo vediamo in questa foto scelta proprio dalla nostra regia per ricordare appunto il papà di Romina Power. E beh sì, figlio d'arte, anche lei insomma una splendida carriera, e abbiamo deciso di parlare proprio di lui in questa notizia prima di scoprire proprio l'ultimo consiglio di questa serata, perché arriverà tra poco a tutti voi, un consiglio d'eccezione, un consiglio che è stato aggiornato in questo momento. Sento i passi, vedo io, e allora spero che sia andato tutto bene. Assolutamente sì, Arianna, è andato tutto bene, perché questo pomeriggio ve l'ho detto che se io e Marco riuscivamo in questa sera avremmo fatto questo aggiornamento live, un aggiornamento importante, un aggiornamento in diretta. Di conseguenza qua avrete veramente il meglio per l'estrazione di domani sera, con innanzitutto io sono molto contento perché molte persone proprio questo pomeriggio hanno chiesto l'informazione di Lotto Segreto, solo che non avevamo portali liberi, ma si è liberato questo portale e c'è l'ambo segreto vertibile da accostare al 9,90. È una formula classica, è una formula tradizionale, proprio quella della terza estrazione del mese. E allora attenzione, perché c'è questo vertibile importante
importante, è già importante da solo questo vertibile e diventerà ancora più importante con il 990, quindi diventa una traccia molto interessante dedicata agli amici e alle amiche che amano l'otto segreto. E poi signori, attenzione, perché nella valutazione tecnica e statistica abbiamo anche il 90 di domani sera nei due ambi secchi e in un solo terno secco. E allora signori, attenzione, perché quello che io vi voglio dire, vi voglio far capire, che è importantissimo questo aggiornamento, perché non lo troverete da nessun'altra parte, l'ho appena aggiornato, di conseguenza evitate di cercarlo in internet perché non ci sarà. Ma voi che state seguendo la diretta di questo mercoledì sera, siamo nel dopo Casalotto, avrete l'unica possibilità di avere l'aggiornamento live tramite il portale. E allora io inizio ad andare in redazione per conoscere con voi il numero di questo portale, di questo fantastico aggiornamento live, formula esclusiva per questo mercoledì sera, soprattutto per il dopo Casalotto. E allora vi dico, seguitemi, grazie. Ultimissimo minuto live, ultimo consiglio per domani sera. Tra meno di 24 ore saranno già finite le estrazioni del giovedì sera, ma noi dobbiamo assolutamente arrivare preparati con questa informazione veramente molto importante. Allora, innanzitutto 89,34, 94,34 è lì per voi, 1,50 euro al minuto da rete fissa, 1,80 euro al minuto dai cellulari, avrete un ambo e un terno con il 90. Stop, solo un ambo, solo un terno, quindi questa è la formula che tutti voi volete per il concorso di domani. Attenzione, è importantissimo l'ambo, quindi valutatelo attentamente, e se volete valutare domani sera anche solo l'ambo, entrate, ascoltate solo l'ambo, chiudete la chiamata e già avrete risparmiato, oramai sapete come si fa. E poi attenzione, perché è dedicato a tutti gli amici e a tutte le amiche che amano l'otto segreto. Ebbene, abbiamo l'ambo vertibile segreto, quindi è un ambo secco di due numeri da accostare al 990, quindi è un po' l'abbinamento universale per il 990. E allora attenzione, perché in una chiamata avrete il meglio per domani sera nell'ultimissimo minuto live. Io posso parlare di questa informazione quest'unica volta in questa diretta, di conseguenza afferrate il cellulare o il telefono di rete fissa e formulate questo numero per avere questa informazione così importante, così ristretta. Attenzione, io vi lascio entrare perché poi ci dobbiamo salutare in quanto la diretta sarà finita, ma ora come ora ascoltate l'ultimissimo minuto live valido domani sera. Black Panthers, use your wisdom. Black Panthers, keep the ball. Black Panthers, free and all. Up with concentration, heart is just our nation. Waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom. Black Panther, whoa, kick the ball. Black Panther.
diretta, finito il nostro tempo e vi salutiamo. Come sempre vi auguriamo una buona serata, anche una buona cena, perché sono le 20:40, anche noi scappiamo a casa a mangiare, a riempire il pancino. Quindi grazie a tutti voi, domani 9:50 sempre in compagnia nostra e vi aspettiamo per vivere una lunga giornata insieme, speriamo appunto anche bella e fortunata. 9:50 vi aspettiamo domattina e poi 14:30 e poi alle ore 20 la terza estrazione del mese. Ciao Leo! Ciao Arianna, grazie a te, grazie a tutti voi che avete valutato con noi queste nuove informazioni. La possibilità comunque è ancora quella di avere il contenuto dei nostri portali anche di questo ultimissimo minuto live. Vediamo nella mattinata di domani se ancora possiamo parlare di questo ultimo minuto live, altrimenti anche dopo questa diretta e per tutta la nottata voi avrete la possibilità di effettuare questa chiamata, ed è chiaro che comunque potete ascoltare quello che vi interessa. Io vi ricordo che c'è il 90 con Lambo e il Terno e poi c'è Lambo Vertibile Segreto da abbinare al 9:90. Grazie a tutti voi, buona serata, buona continuazione, a domattina. Ciao! Una buona serata a tutti, ciao!